Siamo con Filippo Rocchi a Vinitaly e quest'anno abbiamo da festeggiare, nonostante non si sa mai se bisogna parlare, non parlare, understatement oppure, però insomma per una volta che sono arrivati i tre bicchieri per il Brecciolino è il caso di festeggiare. Più che altro raccontiamo un po' la storia di questo vino, che non è classico super Tuscano o sì, visto che è una categoria che... No, allora il Brecciolino ancora oggi è in evoluzione, è un vino in evoluzione perché da inizialmente veniva composto da Sangiovese e Merlot e Petit Verdot, sta andando a aumentare il Merlot e Petit Verdot e diminuire il Sangiovese. Brecciolino sì, negli ultimi anni si sta comportando, diciamo, ha dato un equilibrio su quello che è il prodotto, lo dimostra anche le annate precedenti, sono sempre andate in finale tre bicchieri, fino al raggiungimento della 2011, finalmente dei tre bicchieri. Ecco, il tre bicchieri, quindi ci pare capire che in realtà non è un punto d'arrivo, ma quasi un punto di ripartenza, no? Visto l'evoluzione di questo vino. Vorremmo forse un punto di ripartenza. E c'entra il fatto del cambiamento climatico, questo spostamento verso Merlot, Petit Verdot, i vigneti, secondo te, che se ne parla tanto? Allora, c'entra anche il cambiamento climatico, ma c'entra anche perché il Brecciolino dovrà andare a essere un vino più morbido subito inizialmente e oltretutto siamo andati a produrre un Sangiovese in purezza, che è solo uno, perciò le migliori selezioni di Sangiovese a questo punto vanno nel Sangiovese in purezza. Quindi allora assaggiamo, per dire, il 2.7, no? Che già questo comunque era, anche questo ha avuto un dischetto successo, diciamo, sì. È arrivato ai tre bicchieri ma li ha sfiorati, diciamo, sì. 2007 comunque... È nata comunque abbastanza calda anche dalle tue parti, sì. Diciamo. Noi abbiamo la fortuna di avere terreni molto freschi, perciò questa nota acida nei nostri vini, che è positiva perché dà freschezza al vino, l'abbiamo sempre avuta, perciò ecco, quella è una nota molto positiva anche nelle annate molto calde. Beh, comunque effettivamente la freschezza è tuttora, che pure insomma 2007 comincia ad avere quasi 8 anni, effettivamente è una bella, più che altro è una bella sapidità, un bel carattere, una bella forza. E vediamo quindi appunto il 2011 come composizione cos'è? Allora cambiano, 2011 siamo su 70 Merlot, 20 Petit Verdot, 10 Sangiovese, mentre la 2007 era 60% Merlot, 20 Sangiovese e 20 Petit Verdot. Diciamo... c'è stato anche il cambio dei legni, perché siamo passati a utilizzare legno solo di Borgogna dall'annata 2011 in poi, e abbiamo visto che i tannini che poi vengono in estrazione sono tannini diversi. Sì. Beh, questo ha un'eleganza diversa, cioè l'altro è un bel vino, comunque potenza, struttura, questo è un'altra finezza, obiettivamente lo scarto, perché ci sono altre annate in mezzo, però effettivamente certo. Il passo ci sembra di riconoscerlo, quindi insomma se pensate di conoscere il Merlot in Toscana fate un passaggio anche sui poli fiorentini che troverete delle belle sorprese. Grazie Filippo. Grazie a voi.